Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi ci preoccupiamo di questioni relative al rotolamento, quindi continuiamo in qualche modo a parlare anche di attrito, ma in considerazione in particolare dei sistemi che prevedono situazioni di rotolamento. A tale proposito incominciamo con l'analizzare due situazioni elementari di riferimento che poi ci tornano utili per le applicazioni pratiche di maggiore importanza. Allora, a tale proposito vado a schematizzare una ruota, quindi andiamo a preoccuparci della situazione di una ruota trainata. Ruota trainata vuol dire non motrice. Ok? Allora, abbiamo questa ruota che è in contatto con il terreno, in questo modo, questo è il centro della ruota, una ruota di raggio R, sulla quale immaginiamo di applicare come forza esterna una spinta. Quindi abbiamo una spinta S che naturalmente agisce sull'asse della ruota, che schematizzo in questo modo. Dopodiché la ruota è dotata di massa e pertanto di peso proprio, quindi aggiungo un'altra forza che è la forza peso e la indico con P. Naturalmente qui c'è un vincolo unilaterale che rappresenta il piano di appoggio e di conseguenza sono presenti delle reazioni vincolari. È un vincolo scabro, quindi abbiamo una componente normale e una componente tangenziale dovuta alla presenza dell'attrito che possiamo schematizzare in questo modo e la indichiamo con T. Ecco, supponiamo che questa ruota, per effetto della forza esterna S, della spinta S, ruoti con una certa velocità angolare, la indichiamo con teta punto, essendo teta l'anomalia che definisce la rotazione di questo corpo rigido. Per effetto sempre della spinta S nasce un'accelerazione ed in particolare un'accelerazione angolare teta 2 punti. Ok? Quindi siccome ci troviamo con un sistema con un corpo rigido accelerato, secondo il principio di D'Alembert dobbiamo andare a considerare un equilibrio dinamico. Di conseguenza dobbiamo includere nell'equazione di equilibrio anche le forze di inerzia. Le forze di inerzia, per il principio di D'Alembert, si oppongono alle accelerazioni e quindi qui vado a schematizzare una forza che sarebbe una mx due punti, dove x due punti è l'accelerazione del centro della ruota, ma intendendo la ruota costituita da materiale omogeneo, il centro geometrico coincide con il baricentro. Ok? Bene, siccome abbiamo a che fare con un corpo rigido, il sistema delle forze di inerzia può essere convenientemente ridotto nel baricentro con la risultante mx due punti, dove x due punti è l'accelerazione proprio del baricentro, più una coppia che si oppone all'accelerazione angolare e può essere espressa come il prodotto del momento di inerzia di massa calcolato sempre rispetto al baricentro per l'accelerazione angolare teta 2 punti. Quindi come vedete in questa schematizzazione, quello che abbiamo indicato più volte come censimento delle forze, includiamo le forze esterne, quindi la spinta,
il peso proprio, le reazioni vincolari in considerazione della presenza dell'attrito e le forze d'inerzia secondo il principio d'Alembert esteso al caso del corpo rigido. Bene, completato il censimento delle forze, non ci rimane che scrivere l'equazione di equilibrio, ma siccome noi abbiamo a che fare con un modo piano, sappiamo bene dalla statica che possiamo scrivere tre equazioni scalari indipendenti che corrispondono all'equilibrio della traslazione verticale, orizzontale e alla rotazione intorno a un asse perpendicolare al piano della lavagna, e vediamo come possiamo risolvere il problema. Ok? Allora, noi conosciamo che cosa? Vediamo quali sono i dati. Quindi abbiamo S, conosciamo la massa da cui possiamo ricavare anche il momento di inerzia baricentrico, perché questo lo assimiliamo ad un disco. Conosco il raggio della ruota. Allora, il momento di inerzia di massa per un disco rispetto al baricentro è pari ad un mezzo, si può dimostrare con gli integrali, un mezzo m r quadro. Quindi di conseguenza è facilmente ricavabile anche il momento di inerzia di massa, che come vedete si esprime in chilogrammi per metro quadro, ok? Una massa per una distanza al quadrato, ok? Quali sono le incognite del problema? Questo è un problema di dinamica denominato a volte misto perché sono presenti delle incognite cinematiche e delle incognite statiche. Quali sono le incognite cinematiche? La x due punti, la theta due punti, le due accelerazioni, quella puntuale del baricentro e quella angolare. Ma non sono neanche note le due reazioni vincolari, che sono n e t. Va bene? Quindi, come vedete, abbiamo due incognite cinematiche e due incognite di natura statica o dinamica in questo caso. Quindi queste sono le incognite, questi invece sono i dati del problema. Ok? Andiamo a scrivere l'equazione di equilibrio. Come dicevo prima, ne possiamo scrivere tre scalari indipendenti e quindi andiamo a vedere. Allora, possiamo scrivere che S meno mx due punti meno t è uguale a zero. Equilibrio alla traslazione, diciamo, orizzontale. Equilibrio verticale molto semplice, perché ho semplicemente che n deve essere uguale a p, cioè la forza peso. Equilibrio alla rotazione. Ecco, cosa importante, nel momento in cui scriviamo l'equazione di equilibrio dinamico e abbiamo, tra virgolette, messo a posto le forze inerzia, perché come vedete sono state ridotte ad una risultante applicata nel baricentro più un momento risultante rispetto al baricentro, da questo momento in poi il problema di dinamica può essere trattato come se fosse di statica. Questa è la grande, diciamo, potenza del principio di D'Alembert, che ci consente, ripeto, di trattare i problemi di dinamica come se fossero di statica, a patto di includere le forze di inerzia nell'equilibrio e naturalmente di ridurre le forze di inerzia in maniera conveniente. Solitamente conveniente, sottolineo, fa riferimento al baricentro. Detto questo, la scelta del polo è arbitraria, ok? È arbitraria grazie al principio di D'Alembert, perché questo, ripeto, ci consente di trattare il problema come se fosse di statica, va bene? E quindi valgono le regole della statica. Allora, posso scegliere convenientemente come polo o il punto di contatto o il baricentro. Perché? Perché ci sono delle forze che hanno braccio nullo e che quindi scompaiono nell'equazione, danno contributo nullo, semplificando, diciamo, l'espressione dell'equilibrio alla rotazione. Facciamo riferimento al polo G, queste tre forze passano nel polo G e quindi hanno un momento nullo, e quindi ho semplicemente che cosa? Che T per R deve essere uguale
a IG è da due punti, ok? Perché N, P, S, M, X, due punti danno momento nullo rispetto a G. Queste sono le tre equazioni scalari di cui parlavo. Ma attenzione, perché noi abbiamo tre equazioni indipendenti, ma abbiamo quattro incognite. Quindi non riusciamo a risolvere il problema, ci serve una quarta equazione indipendente rispetto a queste, naturalmente. Altrimenti scriviamo la stessa cosa in maniera diversa, cioè un'equazione linearmente dipendente. Allora, noi qui abbiamo un contatto, facciamo una ipotesi, e l'ipotesi è di puro arrotolamento. Chiaramente noi non lo sappiamo se effettivamente abbiamo arrotolamento oppure strisciamento, ok? Però partiamo con questa ipotesi, a patto di verificarla poi a posteriore. Il puro arrotolamento. Nel momento in cui faccio l'ipotesi di puro arrotolamento, io sto ipotizzando dal punto di vista cinematico che il centro di istantanea rotazione, come abbiamo già visto quando abbiamo trattato della cinematica, viene a coincidere proprio con il punto di contatto, perché centro di istantanea rotazione è polo delle velocità, cioè a velocità istantanea nulla, ok? E quindi questo vuol dire che la velocità di strisciamento è uguale a zero e di conseguenza questo corrisponde all'ipotesi di puro arrotolamento. Allora, nel caso della ruota trainata, che questa ruota si muove per effetto dell'azione della spinta S, allora vediamo un po' di fare alcune considerazioni, diciamo cinematiche, in relazione alla presenza della spinta S. Ecco, immaginate di staccare il piano di appoggio e di considerare il corpo rigido. Per effetto dell'azione S che è applicata nel baricentro, questo disco trasla, avrebbe un moto traslatorio, ok? Avrebbe un moto traslatorio, quindi noi avremmo un diagramma delle velocità qualitativamente di questo tipo, giusto? Perché nel moto traslatorio vi ricordo che le velocità di tutti i punti sono uguali, va bene? In ogni istante, se l'atto di moto è traslatorio sono uguali soltanto in quell'istante, uguali dal punto di vista vettoriale, va bene? Quindi direzione verso il modulo. Quindi noi otteniamo per effetto dell'azione della spinta S un movimento traslatorio, cioè se voi immaginate, per avvicinarci ad un caso reale, che noi applichiamo una spinta S ad una ruota che è poggiata per esempio sul ghiaccio, immaginate un campo di hockey per esempio, l'attrito non è nullo, ma insomma ci avviciniamo a quel discorso, praticamente la ruota scivola, cioè abbiamo al contatto con il piano, se l'attrito fosse nullo, un puro strisciamento, ok? Benissimo. Questo cosa vuol dire, questo diagramma rettangolare? Che il centro di istantanea rotazione è un punto improprio, quindi possiamo vederla in questo modo, sta all'infinito. E nel punto di contatto, se l'attrito fosse uguale a zero, oppure se la ruota fosse sollevata, praticamente abbiamo una velocità che è uguale a quella del baricentro. Ci siete? Nel momento in cui qui abbiamo contatto e questo contatto è scabro, naturalmente qui ci sono delle forze di attrito che, come abbiamo visto in altre occasioni, si oppongono al moto relativo, cioè qui nascono al contatto delle forze di attrito che si oppongono al moto relativo. Queste forze di attrito fanno ridurre questa velocità di strisciamento al contatto, giusto? Perché frena, va bene? E quindi questo diagramma gradualmente, all'aumentare del coefficiente d'attrito, si modifica, ok? Perché, ripeto, nel punto di contatto l'azione delle forze di attrito, che è un'azione frenante, va a rallentare questa velocità. E quindi il diagramma diventa in qualche modo un diagramma trapezoidale, no? È un discorso qualitativo, ma che penso possa aiutare a capire come stanno le cose. Posso provare a rappresentarlo in questo modo, per esempio.
Ecco, vedete che qui abbiamo ancora una velocità di strisciamento, ma è inferiore a quella di prima. Quindi abbiamo strisciamento, ma non è puro strisciamento. Ok? Cioè vuol dire che c'è dell'attrito che non è sufficiente a garantire la situazione di puro arrotolamento, ma che comunque rallenta e fa diminuire la velocità di strisciamento. È chiaro che in questa situazione il centro di istantanea rotazione non si trova più all'infinito, ma diventa un punto proprio. Ok? Un punto proprio che però cade qualitativamente qui sotto. Ci siete? Questo è il centro di istantanea rotazione nel momento in cui io ho un rotostrisciamento, cioè un po' una situazione intermedia, che non è né puro strisciamento né puro arrotolamento. Con un centro di istantanea rotazione, ripeto, che cade qui sotto. Ok? Nel momento in cui l'attrito al contatto è tale, sufficientemente grande, da garantire un contatto di aderenza, cioè riesce a portare la risultante al contatto dentro il cono di attrito statico, allora evidentemente non abbiamo più un modo relativo, la velocità di strisciamento va a zero e ci troviamo nella condizione di puro arrotolamento. Vado a rappresentare qualitativamente anche questo diagramma e abbiamo una situazione di questo tipo. Il diagramma questa volta è diventato quindi da rettangolare a trapezoidale a triangolare. Questo è il centro di istantanea rotazione nella situazione di puro arrotolamento. Va bene? Quindi questo per farvi capire come si arriva, diciamo, alla situazione di puro arrotolamento nel caso della ruota trainata. Poi qualche cosa cambierà, come vedremo, per la ruota motrice. Detto questo, se questo triangolare è il diagramma delle velocità nella situazione di puro arrotolamento, questa è la velocità, è la velocità del baricentro, quindi diciamo una x punto, quindi una derivata prima della coordinata di spostamento del baricentro. È naturale che qui abbiamo una velocità angolare, cioè una teta punto, e capiamo bene che quando P0 coincide con il punto di contatto, nel rispetto dell'ipotesi di puro arrotolamento, questa distanza è R perché il raggio della ruota ci porta a scrivere questa condizione, cioè che x punto è uguale a teta punto per r. Questa è l'ipotesi di puro arrotolamento. In questo caso, se noi andiamo a derivare questa, perché stiamo parlando di equazioni di equilibrio dinamico in cui sono chiamate in causa le accelerazioni e non le velocità, se deriviamo rispetto al tempo, quindi è particolarmente semplice perché abbiamo una costante e quindi arriviamo a scrivere questa. Questa è la quarta equazione che noi andiamo ad aggiungere al nostro sistema per poter risolvere il problema e quindi per poter pareggiare con il numero di incognite. Questo è quello che andiamo a fare. Però non dobbiamo dimenticarci che stiamo facendo l'ipotesi di puro arrotolamento e non siamo sicuri che effettivamente sono quelle le condizioni. Ok? Benissimo, andiamo avanti. Quindi nella risoluzione di questo sistema, allora n è uguale a p che è uguale ad m per g, quindi questa è già immediatamente risolta. Adesso andiamo a sviluppare per esempio la terza equazione, da cui possiamo scrivere che P è uguale a Ig teta due punti diviso R. Va bene? Questa la andiamo a sostituire nella prima e quindi abbiamo S meno MX due punti meno T, cioè meno Ig teta due punti diviso R uguale a zero. Sviluppo la terza e sostituisco nella prima.
vedete che qui compare x due punti e teta due punti, ma ho trovato un legame tra queste due, quindi vado a sfruttare la quarta equazione. Per esempio lascio in teta due punti e scrivo s meno m teta due punti r meno ig su r teta due punti uguale a 0. Metto in evidenza teta due punti, lo porto dall'altra parte, va bene, quindi teta due punti sarà uguale ad s diviso m r più ig diviso r, ma porto un r sopra, qui ci metto r quadro, e questa è, diciamo, la prima incognita che abbiamo determinato, va bene? Perché l'abbiamo espressa in funzione di grandezze note, cioè la spinta, il raggio, la massa e naturalmente il momento di inerzia. Va bene? Dal punto di vista dimensionale, se vogliamo per esempio fare una verifica, S è una forza, quindi espressa in newton, cioè sono chilogrammi per metro S quadro per metri, questo al numeratore, e al denominatore abbiamo mr quadro e i g che comunque sono chilogrammi a metro quadro, chilogrammi per metro quadro, va bene? Quindi chilogrammi, chilogrammo si semplifica, e metro, metro, metro quadro si semplifica, naturalmente rimane un s alla meno 2, che è l'unità di misura di un'accelerazione angolare, va bene? Come ci aspettavamo, d'accordo? Ok, ricavata teta due punti, possiamo facilmente ricavare x due punti, che è semplicemente uguale a teta due punti per r, quindi qua dobbiamo moltiplicare per r, quindi abbiamo s r quadro diviso m r quadro più g, abbiamo ricavato anche questa, è un'accelerazione angolare, quindi vedete, moltiplicando per r, dimensionalmente sto moltiplicando per metri, metri per secondo alla meno 2, naturalmente è un'accelerazione lineare, va bene? Mentre quella è un'accelerazione angolare. Abbiamo quindi ricavato queste due incognite, giusto, del problema. Possiamo ricavare le altre due, in realtà una è già determinata perché m è uguale ad m per g, quindi questa è nota, abbiamo risolto il problema, ci manca la t, ok? Per quanto riguarda la t possiamo usare o la prima o la terza, è uguale, quindi usiamo per esempio la terza, quindi t è uguale ad g diviso r per teta due punti, ma teta due punti è questo, quindi è sr diviso m r quadro più ig, semplifico r ed r, e questo è il risultato che otteniamo. Vedete, qui abbiamo un momento di inerzia, chilogrammi per metro quadro, qui sotto abbiamo chilogrammi per metro quadro, si semplifica, rimane s che è il newton, come giusto che sia, perché anche t è una forza che si misura naturalmente in newton, ok? E quindi abbiamo risolto il problema. Però attenzione, non ci dobbiamo dimenticare che noi siamo partiti da un'ipotesi, cioè abbiamo fatto l'ipotesi di puro rotolamento. Adesso dobbiamo verificare se questa ipotesi è giusta o meno, ok? Come la possiamo verificare? Allora, dal punto di vista cinematico, puro rotolamento, come ho spiegato prima, significa che il centro di istantanea rotazione coincide con il punto di contatto, e questo ci porta a scrivere questa equazione cinematica. Dal punto di vista dinamico, cioè delle forze, che vuol dire puro rotolamento? Vuol dire che la reazione al contatto è contenuta nel cono di attrito statico, tant'è vero che qui nei dati del problema devo andare ad aggiungere delle informazioni sui coefficienti di attrito, quindi devo dare un F che è il coefficiente di attrito dinamico e un coefficiente di aderenza
che tiene conto appunto dell'aderenza dati corpi a contatto, va bene, i materiali e lo stato di finitura superficiale. E allora andiamo a vedere come possiamo fare questa verifica, va bene? Allora, se volete possiamo schematizzarla anche qui. Supponiamo che questo disegno, questo schema sia in qualche modo in scala. Ora io ho i valori numerici, questo per me era uno schema per poter scrivere le equazioni, ma ora che ho risolto il sistema di quattro equazioni, quattro incognite, io ho i numeri, cioè io so quanto vale n e so quanto vale t, va bene? Quindi supponiamo che questi numeri siano quelli giusti in scala, io posso fare la composizione vettoriale di queste due forze e quindi andare qui a rappresentare la risultante delle forze al contatto, va bene? Questa R grande che sarà uguale a T più N vettoriale, naturalmente, ok? E ho i valori numerici, quindi io posso anche prolungare la direzione di questa R come sto facendo, va bene? E che cosa posso dire? Io qui posso ricavare questo angolo. Attenzione, questo angolo non è in generale né l'angolo di attrito dinamico né l'angolo di attrito statico. È un angolo che dipende dai valori numerici di T ed N. Va bene? Ok, quindi questo lo vado ad indicare per esempio con psi, è un angolo che, ripeto, dipende solo dai valori numerici, ok? E quindi posso scrivere che cosa? Posso scrivere che la tangente di questo angolo psi è uguale a t su n, giusto? Ma questo angolo psi è lo stesso angolo, naturalmente, che mi trovo qui. Ma noi sappiamo anche cosa? Abbiamo delle informazioni sul contatto dal punto di vista dell'attrito, perché io conosco questi due numeri, cioè il coefficiente attrito dinamico e il coefficiente attrito statico. Siccome qui ho fatto l'ipotesi di puro arrotolamento, la reazione totale, cioè questa R, deve cadere dentro il cono di attrito statico. E quale confronto vado a fare? Che conosco FA. Ma FA che cosa è uguale? F con A è uguale alla tangente di F con A. Quindi esiste un angolo di aderenza che è unicamente legato al coefficiente di aderenza. Va bene? Allora, se questo angolo è maggiore di psi, quell'ipotesi è verificata, perché vuol dire che R sta dentro il cono di attrito statico. Se viceversa φ con A è minore di psi, vuol dire che le condizioni sono tali da richiedere una R risultante al contatto che si trova fuori dal cono di attrito statico, e quindi di conseguenza si verifica strisciamento. Va bene? Allora, nella prima situazione, diciamo, di rispetto dell'equazione del contatto di puro arrotolamento, io qualitativamente, per rendere la cosa più comprensibile, vi rappresento questo cono, diciamo, di attrito statico, e sto ipotizzando in questo caso che questo φ con A è maggiore, φ con A è maggiore di psi. Naturalmente questo rimane ancora valido anche se è uguale, però siamo nel limite di aderenza. Quindi la condizione che deve essere soddisfatta a verifica dell'ipotesi iniziale di puro arrotolamento è questa, cioè che il coefficiente di attrito, che l'angolo di aderenza deve essere maggiore o uguale di psi, dove psi è il rapporto di tn, quali tn sono determinati dalla soluzione del sistema. Ok? Quindi questa è puro arrotolamento. Se però si verifica quest'altra situazione in cui φ con A è minore di psi, ho detto in altri termini che F con A è minore di T su N,
ok? In ordine di t su n vuol dire che la nostra ipotesi iniziale non è valida. Va bene? E allora come ci comportiamo se l'ipotesi di puro arrotolamento non fosse soddisfatta? Vuol dire che i conti che abbiamo fatto non sono giusti, perché fanno riferimento ad un'ipotesi che non trova riscontro con i dati del problema. E allora dobbiamo muoverci in altro modo. Però comunque sia, ora abbiamo una certezza, perché se non è puro arrotolamento, sicuramente c'è strisciamento. Come lo fa? Ma che equazione possiamo scrivere nel caso di strisciamento, cioè di attrito dinamico? Possiamo scrivere questa equazione, cioè che t è uguale ad fn. Ok? C'è l'uguaglianza nel caso di attrito dinamico. Quindi questa equazione, che corrisponde alla situazione di strisciamento, sostituisce quest'altra equazione di natura cinematica che corrispondeva alla condizione di puro arrotolamento. Quindi non è vera quella, ma è vera quest'altra. Quindi anziché abbiamo sempre quattro equazioni in quattro incognite, le equazioni di equilibrio sono le stesse, ovviamente, ma la quarta equazione va sostituita con questa qui. E allora dobbiamo risolvere nuovamente il sistema di equazione perché otteniamo dei risultati diversi. Giusto? Benissimo. Ed è quello che possiamo fare. Mi scrivo qui. Naturalmente l'equilibrio alla traslazione verticale mi porta sempre ad avere n uguale ad mg, quindi questa la scriviamo subito. Dobbiamo invece combinare le altre tre equazioni. Va bene? Le altre tre equazioni. Quindi possiamo scrivere che S meno nx due punti meno t, ma il nostro t è fn uguale a 0. Va bene? Ma il nostro n è mg e quindi questo mi porta a ricavare subito la x due punti. Quindi la x due punti è uguale, allora è uguale ad S, ad S meno F mg diviso m. E quindi ricaviamo la x due punti. Ok? Vedete che al numeratore abbiamo Newton, mg sono ancora Newton, per F a dimensionale, quindi al numeratore abbiamo i Newton, Newton diviso la massa, che sono chilogrammi, rimane l'accelerazione, cioè metri al secondo quadro. Ok? Conviene sempre fare una verifica dimensionale per vedere se per caso abbiamo commesso qualche errore. Quindi la x due punti è determinata, la n la conosciamo, la t a questo punto la conosciamo perché io la n la metto qui dentro, quindi la t sarà uguale ad fmg. Ok? Quindi ricavo anche la t. Mi manca da ricavare l'accelerazione angolare, cioè la teta due punti. Va bene? E quindi vado a considerare la terza equazione. Alla terza equazione io ho che teta due punti è uguale a t per r diviso ig. Ma la t abbiamo detto che è uguale ad fn, cioè fmg per r diviso ig. Questa è l'accelerazione angolare. Qui abbiamo newton per metro diviso chilogrammo, chilogrammo a metro quadro. Quindi newton sarebbe chilogrammi per metro al secondo quadro per metro, quindi al quadrato, diviso chilogrammo per metro quadro. Questo si semplifica, il risultato è 1 sul secondo quadro dal punto di vista dimensionale, come ci aspettavamo trattandosi di una accelerazione angolare. Va bene? E quindi abbiamo risolto il problema.
Va bene? Quindi partiamo con l'ipotesi di puro arrotolamento, la andiamo a verificare, se è verificata tutto ok, ci fermiamo lì, se non è verificata vuol dire che non vale quella ma vale quest'altra, rifaccio i conti e ho comunque risolto il problema. Va bene? A questo punto, se facessimo i conti dal punto di vista numerico, noi qui abbiamo un x 2 punti e un theta 2 punti. Questi due naturalmente non sono più legati da quella relazione, cioè da questa equazione che corrisponde a quella di puro arrotolamento, cioè theta 2 punti per r. Quindi potremmo anche divertirci a vedere come stanno le cose anche dal punto di vista cinematico. Va bene? Ok, allora questo è per quanto riguarda la ruota trainata. Va bene? Andiamo a fare un discorso simile, mi sposto di qua, per quanto riguarda la ruota motrice. Facciamo uno schema simile. Uno schema simile, abbiamo una ruota che è rappresentata da un disco di materiale omogeneo, per cui anche in questo caso naturalmente il baricentro coincide con il centro geometrico della ruota stessa, abbiamo il raggio R della ruota, abbiamo qui un contatto che stiamo ipotizzando il contatto puntiforme o comunque limitato a un segmento se aggiungiamo la terza dimensione, vale a dire la profondità, e quindi stiamo trascurando la deformabilità dei corpi a contatto, cosa che terremo conto più avanti, e qui ci troviamo in una situazione in cui l'azione esterna è determinata non più da una spinta, cioè da una forza S, bensì da una coppia motrice. Quindi io qui ho una coppia motrice. Questa coppia motrice produce naturalmente una velocità angolare particolare, un'accelerazione angolare, in questo verso, cioè nello stesso verso naturalmente della coppia motrice. Anche in questo caso noi abbiamo naturalmente un peso proprio applicato nel baricentro, va bene? Che è questo, e poi dobbiamo andare a considerare dapprima dal punto di vista della schematizzazione e poi andiamo a calcolare effettivamente le reazioni vincolari, e dobbiamo includere, trattandosi di una situazione dinamica, come detto prima, delle forze di inerzia. Ok, allora le forze di inerzia, anche in questo caso diciamo la schematizzazione è sempre questa, quindi ho mx due punti, è cambiata solo l'azione della forza esterna. Se ho questa accelerazione angolare oraria, cambiando di segno secondo D'Alembert, io ho una risultante dei momenti di inerzia che posso esprimere in questo modo in senso antiorario. Aggiungiamo le reazioni vincolari, quindi ho una N. Oh, attenzione, perché qui ora ho una forza tangenziale, ok? Perché il contatto è scabro, però qualcosa cambia rispetto al caso precedente, perché come vedete lì la T è rivolta verso sinistra perché si oppone alla S, ma soprattutto si oppone alla velocità di strisciamento che è indotta dalla presenza della forza S. Qui succede qualcosa di simile, ma la risultante delle forze tangenziali al contatto si devono opporre alla velocità di strisciamento che è indotta dalla coppia motrice, non più dalla S. Quindi la coppia motrice produce una rotazione di questo tipo e quindi la T si oppone a questa velocità relativa, quindi come vedete ha un verso opposto rispetto al caso precedente per i motivi che ho appena accennato. Bene, anche in questo caso facciamo delle considerazioni qualitative che penso possano aiutare dal punto di vista intuitivo a capire come stanno le cose dal punto di vista cinematico e conseguentemente dal punto di vista dinamico. Allora,
rifaccio qui uno schemino analogo a quello fatto sopra nel caso della ruota trainata e puntiamo l'attenzione sulla parte cinematica. Allora, l'azione della coppia motrice cosa produce? Se noi immaginiamo la ruota sollevata, immaginate un'automobile sollevata, mettete la marcia e fate girare la ruota motrice, no? Se ha trazione anteriore, posteriore, quello che sia, che cosa ottenete? Ottenete la rotazione intorno al centro, dove lì c'è l'asse, c'è il mozzo, c'è la coppia rotoidale, i cuscinetti, insomma, abbiamo capito. Ok? Ma qual è il diagramma delle velocità, quindi? È un diagramma delle velocità che corrisponde a una pura rotazione intorno al proprio centro. E qual è questo diagramma delle velocità? Sarebbe di questo tipo. Cioè a farfalla, fatto così, giusto? Questo è il diagramma di velocità che viene prodotto dall'azione della coppia motrice. È diverso da quello precedente, perché la S produce una traslazione e quindi il diagramma di velocità rettangolare. Qui invece il diagramma di velocità è di questo tipo. O meglio, sarebbe di questo tipo se l'effetto dell'attrito fosse nullo. Immaginiamo sul ghiaccio, immaginate un'automobile che sta su un campo di hockey con una ruota motrice, voi accelerate e quella rimane dove sta, no? Perché è in una situazione di puro strisciamento. Quindi in realtà qual è la velocità di strisciamento se l'attrito fosse nullo? Ripeto, ci avviciniamo a questa condizione per esempio sul ghiaccio, è proprio questa, tutta quanta, va bene? In realtà non è così, perché noi abbiamo un attrito che comunque interviene, in che modo? Con un RT che si oppone a questa velocità relativa. La situazione è simile ma diversa a quella di prima, perché la nostra T in questo caso si oppone in questo modo, contro la velocità relativa. E quindi, poiché agisce contro la velocità relativa, la fa diminuire, evidentemente, perché esercita un'azione frenante. Va bene? E allora il diagramma delle velocità, per effetto dell'azione di questa forza al contatto, si modifica. Se noi immaginiamo una situazione in cui, sulla falsa riga di quanto fatto prima, questa velocità di strisciamento si riduce per esempio a questa, va bene? Diventa più piccola. Che cosa succede? Succede che noi abbiamo un diagramma che possiamo immaginare per esempio di questo tipo. Cosa accade? Che il centro di istantanea rotazione P con zero prima scendeva sotto il piano della strada, invece in questo momento sale in quest'altra situazione. Ok? In quest'altra situazione sale, scusatemi, scende. Allora, sale rispetto a questo punto di contatto, scende rispetto al baricentro. Nella situazione particolare di puro rotolamento, che cosa si verifica? Che questa qui diventa esattamente il doppio e otteniamo un diagramma delle velocità di questo tipo quando P con zero arriva al punto di contatto. Va bene? E quindi, quando il contatto è di puro rotolamento, se questo è G, naturalmente qui abbiamo ancora R, noi abbiamo una situazione simile a quella di prima, anzi direi identica sotto questo aspetto, perché noi abbiamo anche qui che X punto sarà uguale a teta punto per R. Se vado a derivare ho un X due punti che è il teta due punti per R. Ok? Quindi nella condizione di puro rotolamento otteniamo praticamente questo risultato.
in condizioni di strisciamento, come vedete la posizione di P con 0 è diversa rispetto a quella che si ottiene in quel caso. Naturalmente qui ho una teta punto che è orario. Ok, questa è l'ipotesi di puro rotolamento. Va bene? Ed è quello che facciamo anche in questo caso. Partiamo con l'ipotesi di puro rotolamento, poi la verifichiamo a posteriori, se è soddisfatta va bene, se non è soddisfatta sostituiamo la condizione di puro rotolamento che è cinematica con la condizione di puro strisciamento. Va bene? Andiamo a scrivere le equazioni di equilibrio, quindi abbiamo che P è uguale ad mx due punti, che n è uguale a p e quindi uguale ad mg, l'equilibrio alla rotazione intorno a g ci porta ad avere che c con m sarà uguale a i g teta due punti più p per r. Queste sono le tre equazioni di equilibrio dinamico di questa ruota, di questo corpo rigido. Ok? Allora, questa è già risolta. Abbiamo anche qui quattro equazioni, quattro incognite, cioè t ed n, x due punti e teta due punti. Il legame tra x punto e teta due punti è questo, nell'ipotesi di puro rotolamento. Va bene? Ok, e allora andiamo avanti con la risoluzione del problema. Possiamo sostituire la prima nella terza, abbiamo che c con m è uguale a ig teta due punti più t per r, ma t è uguale a mx due punti per r. Va bene? Se poi tengo conto che x due punti è uguale a teta due punti per r, questa è uguale a ig teta due punti più n teta due punti r quadro, giusto? E da qui, mettendo in evidenza, ho che teta due punti è uguale a c con m diviso ig più m r quadro, e ho trovato la teta due punti, cioè l'accelerazione angolare. L'accelerazione angolare l'ho determinata, n la conosco perché è uguale ad m per g, quindi mancano altre due, ma le ricavo in maniera molto semplice, perché la x due punti si ottiene semplicemente moltiplicando teta due punti per r, e quindi ho c con m per r diviso ig più m r quadro. Ho ottenuto anche questa, mi manca la t, e la t è uguale ad mx due punti, cioè la t è uguale a c m per m per r diviso ig più m r quadro. Va bene? Ho risolto il sistema di quattro equazioni in quattro incognite. Il problema sarebbe risolto se è verificata la condizione di puro rotolamento, perché il sistema è stato risolto facendo uso di questa condizione. Va bene? Vale il discorso fatto prima, cioè prendo la T e la N che sono venute fuori dalla risoluzione del sistema e vado a confrontare se T diviso N, che corrisponde alla tangente dell'angolo formato da queste due reazioni, ok? Come fatto prima,
ho questo angolo che continuo ad indicare con psi, e questo lo devo andare a confrontare con il coefficiente di aderenza. Quindi se questo è minore, questo rapporto è minore o uguale del coefficiente di aderenza, allora vuol dire che la mia reazione totale al contatto cade all'interno del cono di attrito statico. Ok? E quindi mi trovo in condizioni di aderenza che sono compatibili con l'ipotesi di puro rotolamento che ho scritto dal punto di vista cinematico. Va bene? Ok, se questa non è verificata, sulla falsa riga di quanto fatto prima, devo andare a sostituire questa equazione, cioè T uguale ad Fn, qualora non fosse verificata questa, ossia quando la risultante al contatto esce fuori dal cono di attrito statico. Va bene? Abbiamo sempre queste tre equazioni di equilibrio, però in aggiunta c'è questa. Ma la T per l'equilibrio deve essere uguale ad mx due punti, e quindi da qui ricavo subito la x due punti nel caso di strisciamento, che sarà uguale a T su m, ma la T è uguale ad Fn diviso m, ma la n è uguale ad m per g, quindi qui ho Fm per g diviso m, cioè alla fine ho F per g, quindi l'accelerazione del baricentro è uguale ad F per g. F coefficiente attrito dinamico, non è il coefficiente di aderenza. Ok? E ho ricavato da x due punti nella condizione di strisciamento. Ricavata questa, posso ricavare anche perché la T praticamente la posso subito esprimere in funzione di grandezze note, perché è uguale ad Fn, cioè uguale ad F m per g, giusto? Quindi questa, sottolineo, diciamo, le grandezze determinate nella condizione di strisciamento, quindi ho T, x due punti, la m naturalmente è la stessa, quindi mi manca soltanto la teta due punti. Quindi teta due punti, per completare, teta due punti è uguale a c con m meno t per r diviso g. Ok? Quindi è uguale a c con m meno, la t è fmg diviso ig, e ho ricavato la quarta incognita nella situazione di strisciamento. Ci manca una r qui, eccola qui, perché la T è fmg moltiplicato per r. Giustamente al numeratore ho una coppia che è newton per metro, quindi naturalmente anche questo termine deve essere newton per metro diviso chilogrammi per metro quadro, che mi dà secondi alla meno 1 alla meno 2, cioè l'unità di misura della accelerazione angolare. Va bene? Ok, quindi abbiamo analizzato queste due situazioni di riferimento, di ruota motrice e ruota trainata. A questo punto andiamo a fare subito un esempio applicativo che riguarda veicoli
supponiamo di voler determinare l'accelerazione massima in partenza di un veicolo, compatibilmente naturalmente con le caratteristiche dell'attrito, no? Se proviamo ad immaginare un caso pratico applicativo di un veicolo, naturalmente, come potete immaginare, c'è differenza, no? Se la strada è asciutta oppure se è bagnata. E quindi, compatibilmente con queste caratteristiche, noi vogliamo ricavare, ripeto, l'accelerazione massima in partenza, cioè da fermo il massimo che possiamo trasferire, perché poi lì parliamo di trazione, cioè noi vogliamo trasformare questa potenza in una potenza di trazione. Trazione vuol dire che si deve muovere, ok? Perché se poi il veicolo sgomma e rimane nella stessa posizione, facciamo solo scena, ma non abbiamo trasferito potenza, ok? Andiamo a vedere. Allora, supponiamo di avere un veicolo. Supponiamo che questo sia il baricentro del nostro veicolo. Dobbiamo naturalmente fare una serie di ipotesi per non complicarci troppo la vita come primo approccio. Quindi sicuramente immaginiamo di avere delle sospensioni rigide, perché come immaginate nel momento in cui partiamo si verifica per effetto delle sospensioni un moto di beccheggio, no? Che è dovuto alle sospensioni. Noi trascuriamo questo moto, quindi immaginiamo che sia tutto rigido, altrimenti dovremmo tener conto anche di questo effetto. Altra cosa che trascuriamo per il momento è la resistenza al rotolamento, quindi immaginiamo che le ruote siano abbastanza rigide, insomma, quindi belle gonfie da poter trascurare, ripeto, la resistenza al rotolamento. Inoltre supponiamo di avere a che fare con un veicolo a trazione posteriore, ok? Quindi noi abbiamo una coppia motrice, quindi a trazione posteriore, la schematizzo qui, però dobbiamo fare un po' attenzione, adesso vediamo. E naturalmente noi conosciamo sicuramente come dato del problema, oltre alla geometria, le masse, conosciamo il coefficiente di aderenza. Allora, qui noi dobbiamo schematizzare il problema, no? È un problema di dinamica, e prima di tutto lo dobbiamo schematizzare. Prima di scrivere le equazioni si scrivono dopo, perché molto spesso si parte con la scrittura delle equazioni e si commettono degli errori, quindi attenzione. Allora, innanzitutto dobbiamo definire di quale corpo o di quali corpi noi vogliamo fare l'equilibrio, va bene? Perché io potrei fare l'equilibrio della ruota posteriore, anteriore, l'equilibrio del manovellismo che sta dentro il motore, l'equilibrio della manovella, del pistone, di tutto il veicolo. Dobbiamo metterci d'accordo, va bene? Allora, siccome in questo caso la nostra attenzione è focalizzata sull'intero veicolo, va bene? Noi proviamo a risolvere il problema per l'intero veicolo. Cioè, vale a dire, ipotizzo con una superficie immaginaria che vi traccio ancora per trasferirvi il metodo, una superficie immaginaria, io vado a racchiudere l'intero veicolo, lo vado ad isolare rispetto al mondo esterno. In questo caso il mondo esterno, trascuriamo ovviamente la parte dell'aria, ma qui parte da fermo, quindi neanche problemi particolari. Soprattutto andiamo a trascurare la presenza della strada, ok? Del profilo stradale. E a questo punto andiamo a fare il censimento delle forze, cioè
quali sono le forze che agiscono su tutto quello che sta dentro questa superficie, vale a dire l'intero veicolo, non ce ne dobbiamo dimenticare neanche una, evidentemente. Allora, che cosa abbiamo? Abbiamo sicuramente la forza peso, la forza peso totale che è applicata nel baricentro. Quindi qui, e la schematizzo in questo modo, questa è la mia P. Naturalmente qui devo riportare un po' di informazioni che sono di natura geometrica, ok? Quindi naturalmente questa è H, perché devo sapere dove sta il baricentro, devo conoscere il passo del veicolo e la posizione del baricentro anche in senso longitudinale, va bene? Quindi questa la indichiamo con L1, L2, tutto il passo, questo è uguale ad L, va bene? Ok, allora stavamo considerando il censimento delle forze, quindi ho considerato la P, e siccome vogliamo valutare la massima accelerazione in partenza, ripeto, trascurando il moto di beccheggio, praticamente il baricentro si muove di traiettoria puramente rettilinea, no? Senza beccheggio. Se ci fosse beccheggio, come potete immaginare, non è così, ma questo si muoverebbe di traiettoria perfettamente rettilinea, giusto? E quindi avrebbe un'accelerazione, ovviamente secondo questa direzione. A quell'accelerazione, per il principio di D'Alembert, è associata una risultante delle forze inerzia, che si oppone a quell'accelerazione, giusto? Siccome la coppia motrice che è trasferita dal motore alle ruote, abbiamo il motore anteriore, sapete bene, no? Che abbiamo naturalmente frizione, cambio, albero di trasmissione differenziale fino ad arrivare alle ruote motrici, questa produce uno spostamento in avanti e quindi anche un'accelerazione. E allora abbiamo una forza risultante che è questa inerzia. Questa è la mx, due punti, ok? Non abbiamo, a differenza dei casi visti prima, un momento risultante delle forze di inerzia. Perché? Perché questo corpo rigido, nelle ipotesi di sospensioni rigide, si muove di modo puramente traslatorio, quindi non ho accelerazione angolare, giusto? E quindi il momento risultante delle forze di inerzia è uguale a zero, quindi non c'è. Quindi per le forze di inerzia questo è tutto, va bene? Ma abbiamo anche naturalmente le reazioni vincolari. Reazioni vincolari è il momento in cui stiamo trascurando la resistenza al rotolamento. Se trascuriamo la resistenza al rotolamento, qui abbiamo sicuramente una reazione verticale. Se questo è l'effetto della coppia motrice, abbiamo una reazione tangenziale, e quindi questa la indichiamo per esempio con T con 2 e questa con N2. Facciamo riferimento alla coppia di ruote, eh? Ok? Quindi a questa ruota e a quella che sta dietro, va bene? Andiamo a vedere da quest'altra parte. Allora qui sicuramente abbiamo una N che in generale è diversa da questa, quindi qui abbiamo una N 1, ok? Ora, in generale, diciamo qui possiamo anche mettere una T, giusto? Una reazione d'attrito al contatto, una T con 1. Se andiamo ora a vedere quante sono le incognite, allora vediamo un po'. Se noi andiamo a considerare l'equilibrio dell'intero veicolo, dobbiamo fare attenzione, perché io qui per ragionare ho inserito questa coppia motrice. Però attenzione, perché questa coppia motrice è determinata da chi? Dall'azione del motore e della trasmissione, fino ad arrivare alla ruota motrice, giusto? Ma questa qui è una coppia interna al sistema e quindi è autoequilibrata se considero un intero veicolo, va bene? Quindi nella scrittura dell'equazione di equilibrio dell'intero veicolo, questa qui non c'è,
perché è interna a questa superficie immaginaria che va ad inglobare l'intero veicolo. Va bene? Questa non entra in gioco. Ok? Bene. Allora, vediamo come possiamo ragionare. Possiamo scrivere a questo punto tre equazioni scalari indipendenti che corrispondono all'equilibrio, alla traslazione orizzontale, alla traslazione verticale, all'equilibrio alla rotazione. Allora, abbiamo cosa? P che deve essere uguale ad N1 più N2. Sicuramente. Abbiamo che mx due punti più t con 1 deve essere uguale a t con 2 e poi andiamo a fare l'equilibrio. L'equilibrio lo scriviamo per esempio intorno a questo polo e posso scrivere questo. Allora, n1 per L più mx due punti per H meno P per L1 uguale a 0. Queste sono le tre equazioni di equilibrio, traslazione verticale e orizzontale, equilibrio della rotazione. Allora, qui quali sono le incognite? T con 1, N1, T con 2, N2, X due punti, C con M. Allora, abbiamo qui un certo numero di incognite, abbiamo scritto soltanto tre equazioni indipendenti, quindi evidentemente non riusciamo in questo caso a risolvere il problema se non andiamo un po' a ragionare su qualcos'altro. Dimenticavo di dirvi che qui stiamo ipotizzando di trascurare la massa delle ruote, ok? Quindi se ora io vado ad isolare per esempio la ruota, la coppia di ruote motrici, in questo modo, vado a considerare l'equilibrio, ripeto, della coppia di ruote motrici. E ottengo che cosa? Faccio questa schematizzazione e in questo caso devo considerare la C con M, perché la C con M ora non è più una coppia interna al sistema. Ma siccome io ho tagliato, quindi ho smontato dal sistema questa coppia di ruote, la parte rimanente del veicolo esplica sulle ruote motrici questa C con M e quindi la devo includere perché non è più interna al sistema. Questo è molto importante. Va bene? Dopodiché al contatto che cosa ho? Al contatto ho la N2 e la T con 2 per la presenza dell'attrito. Naturalmente sull'asse ci sono anche delle forze che devono equilibrare queste due, quindi avrò questa e avrò questa. Va bene? Quindi questa sarà la R2Y e questa sarà la R2X, che a noi non ci interessano, perché non ci viene chiesto di calcolare queste reazioni interne, noi vogliamo semplicemente vedere qual è la coppia da applicare alle ruote motrici per ottenere l'accelerazione massima. Va bene? Senza strisciamento. Ok? Questo è quello che noi possiamo schematizzare. Quindi l'equazione di equilibrio, in particolare ci interessa, questo è il baricentro della ruota, della coppia di ruote, se è questo vado a fare l'equilibrio, conosco R e il raggio della ruota, io posso scrivere che C con M sarà uguale a questa T con 2 per R, giusto? Questa è l'equazione che mi interessa in particolare, perché gli equilibri della traslazione verticale e orizzontale
porterebbero a chiamare in causa queste altre componenti di reazione che non mi interessano. Quindi aggiungo delle equazioni, ma aggiungo anche delle incognite. Quindi non mi conviene. Mi interessa però questa. Questa è importante. Va bene? Attenzione, perché ora andiamo a fare delle considerazioni simili per la parte anteriore, cioè per le ruote che non sono motrici. Vediamo che succede per la parte anteriore. Lo riporto ancora qui sotto. Ecco, qui non c'è la coppia motrice, va bene? E che cosa succede? Allora, qui non c'è coppia motrice, non c'è resistenza al rotolamento, non ci sono coppie di nessun tipo, quindi praticamente rimangono queste quattro forze. Ma queste quattro forze, queste due sono le componenti di una forza che passa per il baricentro, queste due sono le componenti di una forza che passa per il punto di contatto, alla fine ho due forze. Una è la risultante di queste due, una è la risultante di queste altre due, giusto? Ma due forze sono in equilibrio solo quando sono uguali e contrarie. Quindi in effetti la coppia di ruote anteriore, nell'ipotesi di trascurare la massa, altrimenti abbiamo una coppia di inerzia che cambia le cose, va bene? E di trascurare l'effetto di rotolamento, tutto quanto detto prima, si comporta in maniera, se volete, un po' strana, nel senso che è come se fosse un appoggio. Cioè, morale della favola, la T2 è uguale a zero. Cioè ho soltanto N2 e ho soltanto questa reazione interna, che la scrivo per completezza, che sarebbe la R1Y, che serve soltanto a contrastare questo, per i motivi che dicevo prima, che non essendoci coppia, queste due forze sono in equilibrio solo quando sono uguali e contrarie. Se avessero viceversa delle direzioni parallele, andrebbero a generare una coppia che non sarebbe equilibrata da nessuno, giusto? E quindi si comporta in questa maniera. Per cui, considerando le ruote non motrici, noi comunque otteniamo un risultato, perché capiamo che T2 è uguale a 0. Deve essere uguale a 0. Siamo in partenza, eh? Quindi la coppia di ruote anteriori praticamente rappresentano solo un appoggio. Ok? Quindi siamo a velocità nulla. Ok, e allora abbiamo le nostre tre equazioni. Abbiamo le nostre tre equazioni e abbiamo anche queste altre due di informazioni. Quindi praticamente qui posso automaticamente scrivere che questa deve essere uguale a zero. Scusatemi, qui ho scritto N2, in realtà questo è 1. Questo è 1, quindi naturalmente qui è 0T1. Ok, quindi questa non la posso scrivere in questo modo, ma questa diventa T2 uguale a M di due punti. Va bene? Ok. Ok. Benissimo. E allora a questo punto dobbiamo risolvere questo sistema. Quindi abbiamo che questa l'ho inglobata qui dentro, quindi C con M è uguale a T con 2 per R, ma T con 2 sarebbe uguale ad MX due punti. Quindi qui posso scrivere che C con M è uguale a MX due punti per R. Posso esplicitare X due punti che è uguale a C con M diviso MR. Va bene? Qui abbiamo Newton per, scriviamolo direttamente sviluppato, chilogrammi per metro secondo quadro, che sarebbero Newton per metro perché è una coppia, diviso la massa che è chilogrammi per metro che sarebbe R. Ok? Chilogrammo, chilogrammo, metro e metro vanno via, rimangono metri al secondo quadro che sarebbe l'unità di misura di un'accelerazione. E quindi siamo d'accordo. Questa x due punti la vado a sostituire
nella terza equazione, va bene? E quindi posso scrivere che N1 per L più MH x due punti, che è C con M diviso MR, meno P per L1 uguale a 0. Ok? Quindi MM si semplifica. E quindi qui possiamo esplicitare la N1, perché questo è MG, quindi la N1 sarà uguale a P, che supponiamo noto, quindi lasciamo P, quindi PL1 meno C con M per H diviso R diviso L. Quindi ho espresso la x due punti in funzione di C con M e la N1 ancora in funzione di C con M di altre grandezze note. Se poi questa la sostituisco nella prima, posso esplicitare anche N2 che è uguale a P meno N1, e quindi P meno questa, P meno questa espressione, che è PL1 meno C con MH diviso R diviso L. Ok? Bene. Allora, questo è dal punto di vista analitico, abbiamo trovato una relazione con la C con M. Dal punto di vista grafico, che comunque è riconducibile a questi calcoli analitici, noi possiamo risolverla in questo modo. Allora, attenzione, qui manca un'altra equazione aggiuntiva. Quindi qui abbiamo esplicitato N1, qui abbiamo esplicitato N2, questa è la x due punti, questa è la t con 2 e la t con 1 è uguale a 0. Va bene? Allora, se noi vogliamo metterci nella condizione di massima accelerazione, ci dobbiamo mettere nella condizione limite, che è dettata da questa. Quindi, in corrispondenza di questa, possiamo scrivere, aggiungere questa equazione, cioè che T2 è uguale ad FA per N2, che sarebbe la condizione limite. Cioè, sto ipotizzando che la reazione totale al contatto per le ruote motrici cada sulla superficie laterale del cono di attrito statico. Va bene? E quindi abbiamo questo legame tra questa e questa, che ci porta ad esplicitare, ponendo anche la cifra. Quindi queste sono tutte le equazioni che entrano in gioco. Ma credo che sia più intuitivo se procediamo dal punto di vista grafico. Allora, dal punto di vista grafico noi possiamo dire questo. Se noi ci mettiamo nella condizione limite, che vuol dire? Che la somma vettoriale di queste due equazioni mi porta ad una risultante R di questo tipo. Prolungo la direzione e questo angolo è proprio uguale a Fibonacci, perché io sto ipotizzando, come ho scritto lì, questa condizione, cioè che T con 2 è uguale a Fi con A per N2. Ma Fi con A è la F con A, scusate, è la tangente di Fi con A. Va bene? Quindi io questo angolo lo conosco perché è l'arco tangente del coefficiente di aderenza.
Conosco poi la direzione della reazione vincolare qui, perché ho capito che T con 1 è uguale a 0, va bene? E quindi la direzione di questa reazione è esattamente questa, che si interseca con la precedente in questo punto. Dopodiché io ho un'altra forza risultante che passa per il baricentro del veicolo, che è la somma del peso proprio e della risultante delle forze di inerzia. Quindi ho alla fine l'equilibrio di tre forze, cioè la risultante in questo punto di contatto, la risultante in questo punto di contatto e la risultante del baricentro. Va bene? Quindi questa terza forza per l'equilibrio alla rotazione deve avere una direzione che passa per questo punto, cioè diventano forze concorrenti, ok? Ed è quello che vado a fare, cioè traccio questa direzione, giusto? E quindi posso chiudere questo poligono delle forze. Qual è la grandezza nota? La grandezza nota è il peso, lo riporto qui, bello grande, in scala. Questo è il peso, la forza peso, che è nota. Poi abbiamo la direzione della risultante al contatto per le ruote motrici, che ha questa direzione. Adesso da qui è difficile tracciare la parallela, ma insomma supponiamo che sia questa. Questa è la parallela alla R2, per capirci, ok? Ma noi conosciamo anche, per quanto detto prima, la direzione della risultante delle forze tra la forza peso e la forza d'inerzia, che è un po' meno inclinata di questa, ok? Io la traccio qualitativamente qui. So che la direzione della forza inerzia è orizzontale e quindi riporto l'orizzontale qui. So che la reazione che agisce sulla coppia di ruote non motrici, quindi quelle anteriori, è verticale e quindi la riporto qui. Quindi, come vedete, si chiude il poligono delle forze in questo modo. Questo è 0, questo è il punto 1, questo è il punto 2, questo è il punto 3 e 4, che coincide con 0 a garanzia dell'equilibrio alla traslazione, equilibrio dinamico alla traslazione. Quindi questa orizzontale è nei due punti, questa qui verticale tra 2 e 3 sarebbe la N1 e quest'altra sarebbe la R2, che agisce al contatto per le ruote motrici, ok? Naturalmente sottolineo anche qui che questo angolo naturalmente è importante, perché figura, cioè sarebbe la chiave di risoluzione del problema. Quindi le equazioni che abbiamo qui scritte sono equazioni generali, che chiaramente dipendono soltanto dall'equilibrio, sempre nella situazione di partenza, ma nel momento in cui noi vogliamo i valori che corrispondono alla particolare situazione di partenza, cioè nella condizione massima, quindi limite di aderenza, allora aggiungo questa. Va bene? Questa è l'equazione che dà la specificità al problema che stiamo risolvendo. Tutte le altre rimangono comunque valide. Ok? Sempre su questo diagramma, se vogliamo, questa R2 possiamo anche mettere in evidenza questa, che è la T2, cioè le due componenti, quindi quella verticale e quella orizzontale. Ci siete? Quindi questo è N2 e questa è la T2, che sono le due componenti, ripeto, della R2. E come vedete quadra tutto, nel senso che T2 è uguale a MX2 punti,
poi l'abbiamo scritta, eccola qua, T2 uguale a mx due punti, l'ho scritta qui, ma ce la troviamo anche qui, vedete, T2 uguale a mx due punti, P è uguale a n1 più n2, ed è questa condizione, va bene? La R2 è uguale a T2 più N2 e quindi, diciamo, sul grafico abbiamo una sintesi delle equazioni che abbiamo scritto prima. Ok? Ecco, questo ci porta naturalmente a ricavare, diciamo, la coppia motrice. Possiamo considerare come dato del problema o come incognita, perché poi abbiamo posto in relazione le varie grandezze. La coppia motrice sarebbe uguale a T2 per N, cioè la coppia motrice è uguale ad MR x due punti, ma MX due punti sarebbe la T2, ok? Benissimo, quindi in questa maniera noi andiamo a considerare la situazione di valore limite. Più di questo non possiamo fare, perché se trasmettiamo di più la reazione sta già al limite, esce fuori del cono di attrito statico e quindi praticamente si produce strisciamento. Allora andiamo ancora avanti. Andiamo ancora avanti, perché fino ad ora non abbiamo considerato l'effetto di resistenza al rotolamento, e invece questo deve essere preso in considerazione. Allora, se noi andiamo a considerare una ruota, ecco, nella realtà dei fatti, qui magari esagero un po', nella realtà dei fatti noi abbiamo a che fare con corpi deformabili, ok? E non con corpi rigidi. E questa deformazione dei corpi a contatto, qui sto ipotizzando che il profilo della strada sia perfettamente rigido, in realtà in generale si deformano tutte e due, ma sicuramente meno che non la ruota, se facciamo riferimento al caso dei veicoli, quindi al caso dello pneumatico. Allora, questa deformazione produce una resistenza al rotolamento, che dobbiamo tenerne conto, non è così trascurabile. Allora io provo a dare una spiegazione a tutto questo, una spiegazione abbastanza intuitiva, che però naturalmente ha delle basi scientifiche. Allora, ancora una volta siamo costretti a, diciamo, rimuovere l'ipotesi di corpo rigido e quindi entrare in qualche modo nei corpi elastici per tener conto di questi effetti che non sono, diciamo, solitamente trascurati. E quindi io vi riporto qui a fianco un diagramma che è ancora una volta, un po' come abbiamo fatto anche a proposito delle cinghie, un diagramma sigma epsilon, cioè un diagramma tensione deformazione. Quindi questa è la sigma, qui abbiamo 0,0, qui abbiamo le deformazioni, ok? Allora, noi qui, diciamo, non soltanto andiamo a tener conto della situazione di corpi elastici, ma anche di corpi che non sono perfettamente elastici, ok? Perché anche la deformabilità con comportamento elastico, comunque, se fosse perfettamente elastico, non produrrebbe resistenza al rotolamento. Cioè, vi spiego, praticamente se la ruota si muove in questo verso, quindi immaginiamo che questa sia la velocità angolare, praticamente il materiale che sta qui
nel momento in cui arriva a contatto, incomincia a deformarsi, giusto? Quindi parte da una situazione non deformata, prima del contatto, fino a deformarsi gradualmente, mano a mano che viene trasferito naturalmente il carico al terreno, al piano di appoggio, giusto? Che succede? Che c'è una fase di carico fino ad arrivare alla situazione di simmetria, cioè sull'asse verticale, e c'è poi una situazione di scarico. Cioè, se noi puntiamo l'attenzione sulla singola particella del profilo della ruota, questo passa, questo singolo elemento, da una situazione scarica, viene gradualmente a caricarsi nel verso di rotazione, gradualmente a caricarsi, raggiunge un valore massimo e poi si scarica fino a trovarsi successivamente in questa posizione, giusto? Questo sto considerando che sia lo stesso elementino che si è spostato, va bene? Quindi si carica e si scarica. Questo vale per tutti gli elementini che si trovano naturalmente sul profilo della ruota. Ecco, se proviamo a rappresentare lo stato di tensione cui è soggetto il singolo elementino della ruota sul diagramma sigma epsilon, noi potremmo avere un comportamento di questo tipo. Elasticità lineare, un legame lineare sigma epsilon, comportamento perfettamente elastico lineare. Va bene? Cosa vuol dire? Che quindi io mi sposto, mano a mano che la ruota si muove, in questo caso diverso orario, ma se fosse anche orario sarebbe la stessa cosa, praticamente viene gradualmente caricato questo elementino. Quindi io percorro questa linea retta in questo caso, in questo verso. Quindi aumenta la tensione e in maniera direttamente proporzionale aumenta la deformazione dell'elementino. Ci siete? Questo elementino a un certo punto arriva al carico massimo, che per simmetria si trova, diciamo, in corrispondenza dell'asse verticale, e poi ritorna indietro perché si scarica. Quindi è soggetto a un'operazione di carico e scarico il singolo elementino. Ma questo sarebbe un comportamento perfettamente elastico lineare, ok? Cioè, come vedete, io ripercorro la stessa curva, la stessa retta in questo caso. Quindi in realtà non c'è nessun fenomeno di isteresi elastica, ok? Ovviamente questo è un caso ideale, perché nella realtà non accade questo perché in fase di carico, quindi di schiacciamento, quindi nel momento in cui inizia il contatto qui e poi mano a mano si sposta, praticamente viene percorsa una curva diversa, una curva qualitativamente di questo tipo. Allora proviamo a dare una spiegazione un po' più, diciamo, a cavallo, intuitiva, che però tiene conto ovviamente del comportamento effettivo. Se noi qui andiamo a dividere questa zona di contatto in vari punti, immaginiamo che questo sia il punto P1, il P4 è qui, quindi in corrispondenza della situazione massima, e qui ci metto altri due punti, ok? Quindi questo è P2 e questo qui lo indico con P3, analogamente da quest'altra parte. Quindi avrò un P5, un P6, fino ad arrivare all'uscita che è P7. Ci siete? Voglio andare a riportare lo stato di tensione di quel singolo elementino che appartiene al profilo della ruota nelle diverse posizioni dell'area di contatto. Perché il contatto non è puntiforme, il contatto è, diciamo, avviene su un'area. Perché se fosse puntiforme avrei una pressione infinita, e naturalmente nessun materiale resiste a una pressione infinita, quindi è ovvio che per quanto piccola io ho un'area di contatto, va bene? Ok, quindi posizione P1 mi trovo qui in partenza, valore massimo, questo è il punto 4, diciamo così, questo è 1, dopodiché avrò la situazione 2,
è questa, e la situazione 3 che è questa. Come vedete, sto percorrendo questa curva come nell'esempio precedente del caso di corpo perfettamente elastico, come vedete, verso destra, giusto? Quindi l'elementino parte da scarico, si carica perché qui ho un certo valore di tensione che è la sigma con 1, qui corrisponde un livello di deformazione y con 1, si carica ancora, arriva nella posizione 3 e qui ha una tensione sigma 3 che è maggiore della sigma 2, naturalmente aumenta, anche se in maniera non lineare, la deformazione, ok, da 2 a 3 e così via fino ad arrivare al punto 4, dove ho il valore massimo della tensione, una sigma 4 e una epsilon con 4 di deformazione. Dopodiché incomincia a scaricarsi, perché passa nella fase di uscita dal carico, quindi si è gradualmente caricato e gradualmente scaricato, fino a che poi ripercorre tutta la parte scarica superiore, giusto? Ma in un comportamento non perfettamente elastico non si ripercorre la stessa curva come nel caso ideale precedente, si percorre una curva di questo tipo, cioè si genera un ciclo orario, va bene? Di carico e scarico, un ciclo di isteresi elastica. Al punto P3 corrisponde nella fase di ritorno un punto 5, al punto 2 nella fase di scarico corrisponde il punto 6 e 1 coincide con 7 al completamento del ciclo di isteresi elastica. Ok? Bene, a questo punto noi vogliamo andare a rappresentare il livello di tensione che è riportato in questo diagramma sigma epsilon qui sopra, per capire qualitativamente qual è l'andamento delle pressioni al contatto in considerazione del comportamento non perfettamente elastico del materiale. Va bene? E allora, qui è 0, in 2 ho un certo valore, lo riporto qui, poniamoci a questo, sarebbe la sigma 2 che vado a misurare qui, nel punto 3 ho una sigma 3 che è più alta, per esempio questa, giusto? Fino ad arrivare al valore massimo che è la sigma 4 che è in questo punto qui, va bene? Analogamente nella fase di scarico avrò il punto 5 la cui tensione, come vedete, se il 5 corrisponde al 3, naturalmente se fossero uguali mi troverei in questo punto, su questa rappresentazione. In realtà non sono uguali, ma è molto inferiore, perché la sigma 5 è questa, va bene? E quindi mi metto più giù, con un valore abbastanza basso, qualitativo, e analogamente il punto 6, come vedete, mi porta ad avere un valore basso. Non mi rimane ora che congiungere questi punti e avere un'idea, seppure qualitativa, però comunque collegata al comportamento effettivo, del diagramma delle pressioni al contatto. Quindi io ho un diagramma di questo tipo, che come vedete è un diagramma deformato, non è simmetrico rispetto a questo asse. Cosa che invece accadrebbe nel caso di comportamento perfettamente elastico. Va bene? Ma ho questo effetto di isteresi. Allora, siccome noi abbiamo imparato, perché abbiamo trattato con una certa attenzione la statica e abbiamo considerato anche i casi di carichi uniformemente, i carichi distribuiti, noi sappiamo che la risultante di questo sistema di pressioni, anche nel caso dei freni per i contatti estesi, si trova dove? Nel baricentro del diagramma di carico. Viene calcolato come l'integrale
e la sua posizione viene calcolata, per esempio, applicando il teorema di Varignon, come abbiamo fatto nei freni, giusto? Ma qui, insomma, penso che sia abbastanza intuitivo capire che il baricentro comunque è spostato verso destra, no? Perché il diagramma è deformato verso destra, quindi il baricentro di questa figura, non so esattamente dove sia, ma sicuro si trova verso, verso destra, giusto? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io qui ho una risultante al contatto, che è la nostra n nelle schematizzazioni precedenti, che è di questo tipo e che è spostata verso destra in modo tale da opporsi al rotolamento, e quindi questa eccentricità, questa posizione della risultante rispetto all'asse, lo indico con U. U è il parametro di attrito bombente. Parametro di attrito volvente, che non è nient'altro che l'eccentricità della risultante delle forze al contatto rispetto all'asse verticale. Bene, questa n determina naturalmente una coppia resistente, perché ha un braccio rispetto al centro, se questo qui è il baricentro di una ruota. Quindi cos'è che possiamo scrivere? Possiamo scrivere che questa coppia resistente è uguale ad n per U, ok? Ma possiamo anche calcolare la potenza dissipata per effetto del rotolamento. La potenza che cos'è? Prodotto della forza per la velocità o della coppia per la velocità angolare. Qui abbiamo una coppia resistente che lavora contro la omega, quindi in realtà ha un valore negativo perché è potenza dissipata, ok? Ma noi la consideriamo per esempio in valore assoluto. Questa potenza dissipata, la indichiamo per esempio con W, sarà uguale ad una C con R per omega, ok? E la C con R sarà uguale ad N per U per omega, giusto? Se noi ora diamo anche la definizione di coefficiente di attrito volvente come rapporto di U su R, quindi il parametro di attrito volvente diviso il raggio della ruota dell'elemento rotolante mi dà un coefficiente di attrito volvente che ovviamente è adimensionale, perché queste sono tutte e due delle lunghezze, sia la U che la R è adimensionale. Io posso ulteriormente esplicitare questa relazione in questo modo, come n che moltiplica fv per r per omega, giusto? Sono andato a sostituire ad u fv per r. Ottengo un risultato interessante, perché qui ho omega r. Ma omega r che cos'è? È la velocità di g, cioè di avanzamento del veicolo, se immaginiamo che questa sia la ruota di un veicolo. Quindi questa è uguale ad n fv per v. Cioè cosa posso notare? Che qui ho una nfv, coefficiente di attrito volvente, moltiplicato per la velocità. Quindi la potenza dissipata, dove va a finire questa potenza dissipata? In realtà è uguale, corrisponde a quest'area qui, l'isteresi elastica, va bene? Quindi quest'area corrisponde a che cosa? Al riscaldamento. Ecco perché poi la ruota, i corpi a contatto si riscaldano, perché a causa della deformabilità, che è una deformabilità non di natura perfettamente elastica, perché vi ho fatto l'esempio che se fosse perfettamente elastica l'area sarebbe nulla, perché io percorro la stessa curva in salita e in discesa, cioè carico e scarico. In questo caso c'è una differenza, ok? Perché io devo fare questo integrale nella fase di carico,
meno l'altro integrale che ci rimane? Ci rimane l'area che sta dentro. Quell'area va a corrispondere all'energia termica che corrisponde al riscaldamento. Ok? E questa potenza dissipata, calcolata qui per via meccanica, diciamo in questo modo, diventa direttamente proporzionale alla velocità. Quindi all'aumentare della velocità aumenta il riscaldamento delle bombe. Ok? E questo è un risultato, penso, interessante, che possiamo andare a includere nella risoluzione dei problemi tipo quelli che abbiamo affrontato questa mattina, e quindi considerando effettivamente l'eccentricità delle reazioni al contatto normali rispetto alla verticale. Ok? Va bene, ci possiamo...